Venerdì 14 giugno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una nuova giornata è una nuova occasione per fare il bene. E allora affidiamo questo nostro proposito, questa nostra intenzione al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ecco, Gesù ricorda un grande comandamento dei 10 della legge di Mosè: non commettere adulterio, cioè non tradire la persona a cui vuoi bene, la persona a cui ti dedichi, a cui hai dedicato tutto il tuo cuore, tutto il tuo amore. Ecco, non tradire vuol dire non venire meno a quel bene che hai promesso e a quel bene che ti è stato promesso. Non tradire vuol dire non mettere il cuore anche da altre parti, non vivere col cuore diviso. Ecco, Gesù ci chiede di credere in quelle persone, in quelle esperienze nelle quali mettiamo il nostro cuore. Se sentiamo di dedicare il nostro amore, il nostro cuore per una persona, o per una missione, o per un ideale, ecco, Gesù ci chiede di metterlo con tutto noi stessi, con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la mente, di mettere il nostro amore lì, con ogni sforzo possibile. È vero, poi ci sono delle cadute, è vero, si può sbagliare, ma ciò che conta è continuare a rialzarsi con la misericordia di Dio, con l'aiuto dell'amore di Dio che sempre ci precede e sempre ci rimette in cammino. E con quello ritornare a credere che è possibile amare per sempre, è possibile amare fino alla fine, lì dove ci siamo prefissati, lì dove abbiamo sognato di poter donare la nostra vita. Ci benedica e ci custodisca Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona giornata.